Ma ciao a tutti! Sapete, a volte ci sono quei momenti in cui vorresti sotterrarti. Vorresti smettere di fare qualunque cosa e addirittura sparire da questo mondo. Sembra tutto sia contro di te, ma sappi che non è così. Oggi andremo a vedere alcune persone che ce l'hanno messa tutta nella vita nonostante i problemi e le difficoltà. Alla fine sono riuscite a dimostrare a tutti, e specialmente se stessi, che la speranza è davvero l'ultima a morire. Quindi, se avete visto la mia pagina Instagram ufficiale e vi siete fatti due risate con qualche meme, senza senso, sappiate che dovete assolutamente seduraiarvi per vedere questo video. Cominciamo! Anthony Bayer. Con gli anni che passano, le persone cambiano il loro modo di vestire, il loro modo di guidare o il loro modo di camminare. Ma una cosa in molti non cambiano mai, la mentalità. Che siano gli anni 80 o 90 o 2000 e passa, il bullismo esiste ed esisterà in ogni sua forma. Anthony Bayer era un ragazzo molto fuori forma, pesava circa 157 kg. Ogni giorno si riempiva con fast food di ogni genere, consumando circa 10.000 calorie al giorno. Pensate che un panino kebab ne ha 2.000 di calorie, senza contare verdure e salse. E molti si riempiono solo con quello, immaginate quindi 10.000 al giorno di calorie. Insomma, per questo suo peso esagerato non se la passava bene. Veniva preso in giro dai bulli della sua scuola, una cosa che è cominciata da quando aveva 16 anni, forse anche prima. Una volta una ragazza lo aveva invitato al ballo di fine anno. Sembrava un sogno, e Anthony si era preparato a dovere. Una volta arrivato alla porta della casa di questa ragazza, lei gli aveva detto: «Sei troppo grasso, non puoi passare da questa porta». Da allora è caduto in depressione, capendo che era tutto uno scherzo e la sua vita sarebbe stata sempre più difficile da allora. Un giorno però il dottore gli diede una notizia peggiore. Anthony aveva il diabete. E questa era la svolta. È vero, non è bello dover aspettare cose del genere, ma lo ha spronato a mangiare meno e perdere peso. Aveva 21 anni e oggi, a 26 anni, pesa 60 kg in meno. Da allora ha cominciato a fare palestra quasi ogni giorno e dedicarsi a ogni genere di esercizio cardio per stare in salute. Alla sua palestra, dove insegna come personal trainer, e la ragazza che lo aveva deriso gli ha chiesto scusa e gli ha chiesto anche di uscire, perché è diventato un vero e proprio modello. Sapete cosa ha fatto per rispondere? L'ha rifiutata, raccontando la sua storia su internet, senza ovviamente fare il nome della ragazza, e diventando virale, ottenendo migliaia di appuntamenti su Tinder e ogni altro social network esistente. Insomma, capite? Non è mai troppo tardi, finché siete giovani siete solo all'inizio. Bing Su. Se vi chiedessi chi deve esserci per costruire un aereo, sicuramente mi rispondereste ingegneri e meccanici in generale qualificati. Ma vi assicuro che non sempre serve così tanta gente a lavorare su un veicolo volante, o comunque per forza laureata. Ehi, con questo non voglio dire che fare un aereo è un gioco da ragazzi. Insomma, io manco quelli di carta riesco a fare. Comunque, nel mondo ci sono molti creatori di piccoli aerei o comunque elicotteri, veicoli volanti, specialmente in Cina. A volte vanno bene, altre volte no. Ma specialmente uno si è distinto più di altri. Bing Su era un agricoltore, uno dei 300 milioni che lavorava la terra dalla mattina alla sera, ma la sua vera passione era costruire un suo modello di elicottero o aereo. Così, a circa 40 anni, ha deciso di smetterla di poltrire e vendere il suo trattore per comprare gli strumenti necessari a creare il primo prototipo. E ci è riuscito! Ha messo in gioco se stesso, diventando uno dei creatori di questi piccoli modelli di elicotteri stranissimi che vengono anche venduti bene. Ora vive finalmente seguendo la sua passione. Keenan Kyles. Fare il bidello per molti potrà anche sembrare un lavoro ingrato. Pulire lo sporco degli altri e guadagnare poco per lavori da 9, 10 o 12 ore non è il massimo. Ma non tutti la vedono come una brutta cosa, come un certo Keenan Kyles. Questo ragazzo ha sempre avuto la passione per il canto lirico e a 8 anni, invece di giocare con i Transformers, giocattolo o uscire solo con gli amichetti per giocare al parco, prendeva lezioni quasi tutti i giorni, grazie ai suoi genitori. E dai 10 ai 18 anni ha fatto parte della chiesa di Chicago, dove cantava insieme ad altri fedeli come lui. Dopo i 18 ha deciso di occuparsi da solo di se stesso, ma sapeva che la musica non lo avrebbe da subito sfamato. Così ha trovato lavoro come bidello presso l'emittente televisiva americana ABC, sempre a Chicago. Lo ha fatto per 10 anni, senza mai mollare, e continuando ad esercitarsi ogni sera invece di fare delle dormite da 12 ore. Un giorno questa sua perseveranza è stata notata dal direttore della sede ed è stato invitato a un talk show chiamato Strehan, Sara e Keke. Da lì finalmente è stato riconosciuto per il suo talento in America, diventando di professione un cantante lirico e guadagnando il necessario per vivere solo di musica.
Quindi, anche se in questo momento state facendo un lavoro che non vi piace, utilizzatelo come ponte per diventare qualcosa o qualcuno. To fight the unbeatable foe. E fermi tutti, pausa quiz. Tutta questa determinazione mi ha messo sete, come al solito, e in modo determinato andrò a prendermi un po' d'acqua tagliando il pezzo in cui bevo. Perché ve lo dico, ma non lo so, ultimamente ho voglia di condividere la mia voglia di water con voi. Mamma, versami un po' di water! Comunque, nel video precedente abbiamo visto il famoso Kanye West lamentarsi della sua controparte animata in South Park, che prendeva in giro anche il suo videogioco ufficiale, il cui nome io avevo detto male e ho corretto scrivendo su schermo. Chi sa dirmi quindi come si chiama questo videogioco? Tosta, eh? Noi andiamo avanti intanto. Frederick Saucet. Tutto parte nel 2012. Frederick, nazionalità francese, era in vacanza con la sua famiglia, nelle Landes. Spiagge bellissime e serate incantate. L'uomo viene graffiato quando scende in acqua. Non voleva assolutamente rovinare la sua vacanza per un graffietto, quindi non è andato in ospedale. Semplicemente è andato avanti. Poco tempo dopo, però, si ritrova in ospedale per un'infezione gravissima e finisce addirittura in coma. Ci rimane per un intero mese e si risveglia senza gambe e braccia. Gliele avevano amputate perché erano infette. Un colpo durissimo per l'uomo. Ma sapete cosa ha fatto invece di buttarsi a terra? Ha voluto partecipare alle 24 ore di Le Mans, una delle corse più famose del mondo dove tantissimi piloti con auto diverse gareggiavano, e gareggiano tutt'oggi. L'auto di Frederick era una Nissan Morgan LMP2, un'auto particolare, modellata apposta per lui con volante e pedali ravvicinati. Non era il migliore, è vero, ma è riuscito a tenere testa a tutti gli altri piloti non menomati. Doug Frutos. Avete presente il sogno americano? C'è chi vuole trovare lavoro, farsi una bella famiglia, prendere un bel cane che abbaierà i postini la mattina, oppure diventare famoso con le sue capacità. Ma ci sono alcuni che non vogliono nulla di tutto ciò, o almeno non solo quello. Come Doug Frutos. Quest'uomo e i suoi amici si conoscono da ben 30 anni. E sapete qual è la loro passione? Fare bungee jumping. Quasi ogni giorno si riunivano su un ponte nel Kentucky e saltavano per scordare i loro problemi. Oggi, per continuare il loro sogno, lo hanno comprato quel ponte. Esatto. Solo per fare bungee jumping. Il proprietario della zona non è contentissimo di questa attività, ma il ponte è loro e possono farci quello che vogliono. Ed è aperto al pubblico. Con una piccola somma è possibile buttarsi e liberare la mente o morire dalla paura, vedete voi. Aitor Francesena. Surfare non è semplice. Non ci ho mai provato, ma vedendo i video intuisco sia fin troppo complesso riuscire a cavalcare onde giganti al primo colpo. Bisogna sempre guardarsi avanti, indietro, di lato, ovunque per non cadere male. Ma c'è un professionista del settore che, senza l'uso degli occhi, riesce a praticare questo incredibile sport. Aitor Francesena è nato con un problema a un occhio, che piano piano lo ha fatto diventare mezzo cieco. A 14 anni, infatti, ne usava solo uno. Eppure ha continuato a surfare e diventare uno dei migliori, così bravo da aprire la sua scuola di surf. Ma nel 2012 un incidente in mare gli ha fatto perdere l'uso dell'altro occhio. Pensate quindi che sia finita? E invece no! L'uomo si è rialzato più forte di prima e 3 mesi dopo l'intervento, ed esser diventato completamente cieco, è tornato a surfare. Da prima onde piccole, piano piano, poi passando ad onde più grandi. Il suo metodo è semplice. Prima di buttarsi in mare chiede aiuto ai suoi colleghi sulla situazione meteo e l'altezza delle onde, e ovviamente qualunque altra variabile da controllare con gli occhi. E pensare che io nemmeno so nuotare. Jerome Herman. Quando i dottori gli hanno detto che aveva il hemiplegia e che non avrebbe nemmeno potuto vestirsi da solo, Jerome si è fatto 2 risate e si è impegnato il più possibile nella sua vita cercando di combattere ogni stereotipo. Questa malattia, dal nome strano, come tutte, paralizza metà corpo ad una persona, specialmente il braccio e il cosciotto. Tutto ciò potrebbe buttare a terra chiunque perché le attività di tutti i giorni diventano toste. Ma Herman ogni giorno si alza, si cambia e prepara da mangiare senza nessun aiuto. E sapete la cosa più incredibile? È un ballerino professionista. Lavora con un gruppo chiamato Heidi Letsky Dance a New York. Questi si occupano di aiutare le persone come Herman a ballare nonostante i loro problemi, creando così una vera e propria compagnia fatta solo di persone diversamente abili. Herman è quello che spicca più tra di loro e ha un intero sito internet dedicato alle sue performance. È conosciuto a New York e ogni giorno si allena con una routine costante. Ovviamente ha più difficoltà di altri a trovare esercizi adatti, ma nemmeno questo gli ha impedito di vivere il suo sogno.
Con questo concludiamo. Che dire, se prima avevate delle scuse per saltare palestra o realizzare i vostri sogni, beh, mettetele da parte e vedete di darvi da fare. La vita è una e non è il momento di poltrire. Guardatevi un'altra volta il video se volete essere ispirati ogni giorno e se siete già passati dal canale di gaming a iscrivervi e mettere un bel mi piace, noi ci sentiamo alla prossima, gente!